il lavoro, c'è necessità di lavorare, sono più facilmente ricattabili. In quei posti possono essere impiantate fabbriche, anche se pericolose, e la gente le accetta perché in cambio c'è il posto di lavoro fisso. Un'altra caratteristica è il basso livello culturale. Quindi luoghi dove il livello culturale è basso vuol dire che le persone sono più deboli, le persone non si ribellano, e quindi si può fare di tutto su quel territorio perché non arriveranno mai a ribellarsi. Quello che è successo ad esempio in Amazzonia, ma quello che succede da 60 anni nella città di Taranto, dove insiste non solo l'Ilva, che è il più grande stabilimento siderurgico d'Europa, ma anche l'ENI, la Cementir e la Marina Militare, tutte insieme in un'unica città. E quella città si è ribellata perché queste fabbriche danno lavoro. Quindi c'è sempre una guerra tra poveri. Chi lotta per difendere la salute contro chi lotta per difendere il territorio. Una frase bruttissima che si dice molto spesso a Taranto: preferisco morire di tumore piuttosto che morire di fame. È brutto, è triste, ma è la realtà. Quindi c'è chi si tiene il posto fisso perché ha paura di morire di fame e incrocia le dita sperando che non capiti a lui, ma capiti a qualcun altro. Io ora voglio portarvi con me a fare questo viaggio dall'altra parte del mondo e farvi conoscere una comunità. All'inizio vi sembrerà molto lontana da voi, ma poi vi renderete conto che non è diversa dalle storie che viviamo ogni giorno. Io ho incontrato persone con un colore di pelle diverso dal mio, parlavano una lingua diversa dalla mia, ma raccontavano tutte la stessa storia. E girando l'Italia, visitando luoghi con criticità ambientali come Trieste, come Cremona, come Salerno, come Taranto, la stessa Taranto, ieri Sesto Fiorentino, mi sono accorta che tutti raccontano la stessa storia. Territori bellissimi con grandi potenzialità, distrutti da industrie altamente inquinanti e popolazioni, pochi individui, poche associazioni che lottano per la salute e per la vita. La persona che vedete in questa foto potrebbe essere tranquillamente una signora del quartiere Tanfuri di Taranto, il quartiere più vicino all'acciaieria Ilva. Invece una signora brasiliana che si trova nel cuore della foresta amazzonica e quello che mostra sulle sue mani altro non è che minerale di ferro. Quando io ho fatto questo viaggio in Brasile ho anche studiato, mi sono informata su quello che è il processo siderurgico. Non so quanti di voi sanno come funziona l'industria siderurgica. Il primo procedimento è la produzione della ghisa. Per produrre la ghisa ci vogliono sostanzialmente due elementi, carbone e minerale di ferro, che vengono cotti in piatto forni e si produce questo ferro liquido grezzo. Poi viene purificato e diventa successivamente acciaio. La ghisa viene chiamata in gergo il ferro dei porci, pig iron, perché è il procedimento più pericoloso e inquinante di tutta la catena di produzione dell'acciaio e dovrebbe essere fatto lontano dai centri abitati. Però, come vi farò vedere, sia in Brasile, ma anche in Italia, a Taranto, a Trieste, in tante città, viene fatto a ridosso dei centri residenziali, vicinissimo alle case. Il Brasile è uno dei paesi più poveri al mondo, però paradossalmente è uno dei più ricchi di materie prime. Il sottosuolo brasiliano è ricchissimo. Tra queste materie prime c'è proprio il minerale di ferro. Quindi il Brasile era già ricco di minerale di ferro, serviva il carbone per produrre ghisa. Il miglior carbone è quello fossile, però in Brasile non c'è. L'alternativa è il carbone vegetale. Come fare per trovare tanto carbone vegetale? Come si fa? In Brasile c'è il polmone verde del mondo, la foresta amazzonica. Sicuramente molti di voi hanno visto nel corso degli anni tante campagne per la difesa della foresta amazzonica. Salviamo la foresta amazzonica. Poche volte però ci dicono perché la foresta amazzonica viene distrutta, perché viene sventrata. Viene sventrata anche per permettere la produzione di ghisa e acciaio. Per produrre la ghisa, il rapporto tra minerale di ferro e carbone è 1 a 1, quindi una tonnellata di carbone e una tonnellata di minerale di ferro per fare la ghisa. Quindi hanno cominciato a tagliare, bruciare gli alberi, vendere il carbone alle industrie siderurgiche, questo fino a qualche decennio fa, quando qua c'è stato un risveglio della coscienza ambientalista mondiale, che ha detto fermiamoci perché l'Amazzonia è il polmone verde del mondo. E hanno imposto alle aziende di riparare a quello che era il danno che avevano fatto fino ad allora. Loro hanno riparato però in un modo tutto loro. Alessia, per favore.
Questa prima è una diapositiva del villaggio che io ho visitato in Brasile. Quando io parlo di città, non immaginate le città come le nostre, non le case come quelle che conosciamo noi, ma una semplice favela, quindi case, costruzioni in mattoni con i tetti coperti semplicemente da lamiere. Quindi immaginate la facilità con cui gli inquinanti, anche i minerali di ferro, possono entrare in costruzioni come queste. Avanti, questo è sempre il minerale di ferro, avanti ancora, ecco qua. Le aziende in Brasile hanno deciso di riforestare la foresta amazzonica, però non hanno rimpiantato alberi della foresta amazzonica, ma quel tipo di piantagione, quello è eucalipto geneticamente modificato. È una pianta che viene dall'Australia e ha innumerevoli vantaggi. Attecchisce in qualunque tipo di terreno, cresce rapidamente in qualunque condizione, quindi è una fonte inesauribile di legname. Lo piantano, cresce rapidamente, tagliano, bruciano carbone, quindi hanno risolto il problema. Solo che non è la foresta amazzonica vergine. Io quando sono partita immaginavo la foresta amazzonica come un paradiso terrestre, verde, lussureggiante, pieno di animali. Queste piantagioni attraverso le quali sono passata vengono chiamate il deserto verde, perché all'interno di queste piantagioni non cresce nulla, non ci sono animali, non c'è il suono degli uccelli, non c'è il canto degli uccelli, non c'è nulla. Perché? Essendo una pianta non nativa del Brasile, ha una componente diversa nelle sue radici, una componente acida, che tende a rendere sterile il terreno. Per evitare questo, viene irrorata in maniera molto generosa con antiparassitari per via aerea. Tra questi antiparassitari c'è il famoso glifosato. Sicuramente avrete sentito, è stato classificato da poco come cancerogeno certo per l'uomo. Questi aerei passano, irrorano con il glifosato senza preoccuparsi delle piantagioni che stanno accanto, delle case delle persone, della gente che viene colpita da questi insetticidi così potenti. Per questo motivo in queste piantagioni non cresce nulla, oltre che guardandoli sono esteticamente molto brutti perché niente hanno a che vedere con quello che è l'ambiente tipico del Brasile e della foresta amazzonica. Avanti. Questa è un'altra immagine degli eucalipti. Avanti. In questa cartina è piccolina, però spero che riusciate a vedere. In basso, a sinistra, c'è un nome, Carajás. Quelle sono le miniere del Brasile, le miniere più grandi del Brasile dove viene estratto il minerale di ferro. Quando hanno scoperto questi grandi giacimenti, tutti hanno rifiutato l'affare. Quindi hanno capito che questo minerale poteva essere usato per produrre acciaio, ma anche venduto in tutto il mondo. Anche la comunità europea partecipò alla costruzione, a favorire queste imprese perché capiva che in qualche modo poteva guadagnarci. Decisero di costruire questa linea rossa che è la ferrovia più lunga del mondo, 892 km, che collega le miniere al porto che sta in alto, che è San Luis. Da lì il minerale viene caricato sulle navi, cargo e arriva in tutto il mondo. Da lì parte anche per arrivare a Taranto, almeno fino a qualche mese fa, prima del passaggio al colosso franco-indiano ArcelorMittal, quindi quando era di proprietà dei Riva e dello Stato, il minerale arrivava dal Brasile. Alle comunità hanno prospettato un grandissimo vantaggio con questa ferrovia. Hanno parlato di progresso, benessere e ricchezza, perché tante aziende si sarebbero insediate lungo il percorso della ferrovia. Quello che hanno avuto invece è stata povertà, inquinamento e disagi di ogni genere. Questo perché su quella ferrovia, questo è uno dei ponti, avanti ancora, circola il treno più lungo del mondo. Sono 330 vagoni e 4 locomotive. Sono carichi quei vagoni di minerale di ferro e viaggiano 24 ore su 24, senza fermarsi mai, se non per brevi soste, carichi di minerale di ferro scoperto. Questi vagoni non hanno neanche un telo di plastica a contenere il minerale, quindi immaginate, con ogni folata di vento, ogni passaggio del treno, il minerale viene disperso sulle piantagioni, all'interno delle case, ovviamente nei polmoni e nel sangue delle persone. Oltre a questo, un treno di quella portata, voi immaginate, per frenare ha bisogno di 4 km di spazio. In un treno così pesante, quando passa all'interno delle comunità, perché molto spesso taglia in due le città, crepa i muri delle case e le pareti dei pozzi. Anche un'attività come quella che stiamo facendo oggi sarebbe impossibile. A me dicevano, le maestre non riescono a fare lezione quando passa il treno, perché è talmente forte la vibrazione, talmente forte il rumore, che non riuscirebbe a sentire
gli alunni e loro a sentire la maestra, quindi anche la vita normale viene danneggiata. Tutto questo progresso e benessere finora non si è visto. Avanti. Questo è il treno che passa proprio sopra le teste di queste persone. Quando vi dicevo prima però che alcune comunità vengono scelte per essere sacrificate, quindi su quei luoghi insediare vari tipi di industrie o attività produttive altamente impattanti, questo è un caso emblematico, perché oltre alla presenza del treno, in questo piccolo quartiere di 1100 abitanti ci sono 5 industrie siderurgiche, una attaccata all'altra. Quelli che vedete sono i camini, ci sono 14 altiforni senza nessun tipo di filtro. I filtri sono fondamentali perché i fumi che si creano in industria siderurgica sono carichi di metalli pesanti, di inquinanti pericolosi, e i filtri servirebbero per trattenere almeno in parte quel tipo di fumo nocivo per la salute. In questo caso nessuno degli altiforni ha dei filtri. Quella che c'è in basso è una laguna che fino a qualche anno fa gli abitanti usavano per abbeverare gli animali, lavare le macchine, i bambini facevano il bagno. Però l'acqua serve anche alle industrie. Perché? Le industrie che surriscaldano gli altiforni potrebbero avere dei danni strutturali, quindi devono essere raffreddati continuamente. Quindi le industrie pompano l'acqua dalla laguna, raffreddano gli altiforni e poi loro garantiscono che l'acqua non viene reimmessa in quel corso d'acqua, ma ributtata in altri specchi d'acqua lontani. Però mi hanno raccontato un'altra storia, cioè di acqua rossa e calda, quindi quasi sicuramente è stata contaminata anche la falda profonda che passa sotto le case, sotto i giardini, e arriva a contaminare anche l'acqua che le persone bevono. Queste fabbriche si trovano lì da poco meno di 30 anni e da qualche tempo gli abitanti cominciano a lamentare all'inizio problemi di pelle, allergie, poi problemi respiratori, poi problemi cardiovascolari, ora iniziano i tumori, perché quel tipo di industria producono fumi altamente tossici e non dovrebbero stare così vicino alle persone. Quindi con il passare degli anni, se non si dovesse fare qualcosa, quindi intervenire in maniera drastica, il destino di quelle persone sarebbe quello di Taranto e di tanti altri posti nel mondo. E questi sono i profili delle fabbriche. Questa immagine potrebbe essere, poi ve la farò vedere, sovrapponibile a un'immagine di Taranto. Questo è il fenomeno dello slopping. Quando a volte ci parlano di slopping nei vari servizi televisivi, è questo. Cioè, i fumi che fuoriescono dai camini, quando vengono filtrati dal camino, vanno, diciamo, abbastanza bene. Quando non vengono filtrati ma fuoriescono dalle parti basse dei camini, sono tutti carichi degli inquinanti più pericolosi. E questo è il fenomeno dello slopping. Lì ci sono, c'è minerale di ferro, ma c'è anche arsenico, c'è anche piombo. E questo quartiere viene investito molto spesso da questo tipo di fumi. Ancora avanti. Avanti, avanti, questa è un'altra immagine. Ecco, questo è sempre il quartiere brasiliano. Questa immagine io l'ho fatta all'interno di una casa. Come dicevo prima, la produzione di ghisa e di acciaio è un procedimento inquinante, sempre. Non esistono produzioni non inquinanti. E le fabbriche andrebbero situate lontano dai centri abitati. In questo caso la fabbrica più vicina si trova a circa 50 metri dalla casa. Io sono nel giardino di una signora. A separare me dalla fabbrica, dagli operai, c'è una semplice rete, quella che noi usiamo per dividere il giardino dal garage. Semplicemente affacciandosi si possono vedere gli operai che bruciano carbone e minerale, buttano le scorie di produzione direttamente a fianco al giardino di una signora che vorrebbe coltivare invece i suoi fiori. Avanti ancora. E questo è l'incontro per me più emozionante di tutto questo viaggio. Perché sono dei bambini, perché è l'infanzia, perché è il nostro futuro, perché anche se hanno una pelle diversa e parlano una lingua diversa, raccontano la storia di tutti i bambini, che è quella di un'infanzia negata, di bambini che vivono vicino a complessi industriali inquinanti. Questi bambini abitano in quella casa che vi ho mostrato prima. Io mi sono avvicinata a loro, ho cominciato a parlare con loro e ho chiesto: come si vive così vicino a una fabbrica? Com'è vivere così vicino a una fabbrica? E loro mi dicevano: è bruttissimo, perché gli operai non si fermano mai, perché quella fabbrica, come l'Ilva di Taranto, è una fabbrica a ciclo continuo, quindi gli operai non si può spegnere.
di notte non si dorme, diceva il bambino, c'è un continuo rumore, mi pizzica la gola, perché i fumi fanno pizzicare la gola e lacrimare gli occhi. E poi ho fatto una domanda classica che si fa sempre ai bambini: cosa vuoi fare da grande? Il più piccolo, questo qua, mi ha detto: io voglio guidare il camion del ferro. Il fratellino mi ha detto: no, io voglio diventare il capo dell'industria del ferro. E io mi sono bloccata, perché ho detto: ma come mai? Fino a 2 minuti prima vi lamentavate della fabbrica che non vi fa dormire, adesso volete diventare il capo della fabbrica. E il missionario che ci accompagnava mi ha spiegato perché. Mi ha spiegato che i signori delle siderurgiche ogni anno, in occasione della festa dei bambini, che in Brasile cade il 12 ottobre, vanno a prendere i bambini nelle scuole e li portano in gita in una riserva naturale che loro hanno. I bambini mi dicevano: abbiamo visto le scimmie, e a loro brillavano gli occhi perché era un giorno indimenticabile. Poi hanno fatto un giro nella fabbrica, hanno fatto vedere come si lavora nella fabbrica, e poi i signori hanno regalato alla scuola dei giocattoli da distribuire poi ai bambini. Io nella mia ingenuità ho chiesto: posso vedere questi giocattoli? Immaginavo palloni, robot, bambole. E loro mi hanno fatto vedere i giocattoli che hanno regalato, che sono quelli con cui loro stavano giocando: ruspe, macchine scavatrici e camion. Gli stessi giocattoli che loro vedono ogni giorno utilizzati dagli operai a pochi metri da casa loro. Io in quel momento ho avuto uno shock, ho avuto un brivido lungo la schiena, perché mi sono venuti in mente i bambini di Taranto che non possono giocare nei parchi. I parchi sono chiusi in alcune zone di Taranto perché il terreno è pesantemente contaminato, quindi i bambini non potrebbero toccare l'erba. E quei bambini sono uguali ai bambini di Taranto, perché sono entrambi esempi di infanzia negata. Bambini che non possono vivere giocando e pensando a un futuro diverso, ma hanno un futuro quasi segnato all'interno della fabbrica, e a loro non sembra neanche tanto male, perché i signori delle siderurgiche sono buoni, regalano i giocattoli e ti fanno conoscere le scimmie. Per me è stato un colpo al cuore, perché ho pensato che i bambini non avranno poi neanche la forza di lottare se pensano che in effetti quei signori siano buoni e generosi con loro. Avanti ancora. Solo in quel momento, mentre scattavo questa foto, mi sono accorta di una cosa che non avevo notato. I bambini, giocando, hanno riprodotto con il materiale che hanno a disposizione una piccola fabbrica. Questa è la fabbrica, a fianco non si vede benissimo, ma c'è un tubicino in ferro che rappresenta l'altoforno. Quelli a destra sono scorie di produzione. Hanno raccolto vari ciottoli, li hanno messi a terra, e tutti in fila ci sono i giocattoli regalati dai signori delle siderurgiche. Quindi loro giocano quotidianamente con la loro piccola industria, vedono gli operai che lavorano e sognano probabilmente un futuro là dentro. Avanti. E questi sono i tre bimbi. Avanti ancora. Questi sono i meravigliosi giocattoli. Questa foto l'ho fatta perché, come abbiamo detto prima, io immaginavo la foresta amazzonica verde, piena di piante, dai colori brillanti. Quello che mi sono trovata di fronte è un tipo di piantagione rossa. Non so se riuscite a vedere la pianta qui in basso, è completamente coperta da una patina rossastra e appiccicosa, quello è il minerale di ferro, che si trova sul terreno, si trova nelle case, si trova sulle piante, qualunque cosa è appiccicosa e completamente rivestita da una patina. Avanti ancora? Ecco. Il verde non si vede più, e tutto quel minerale non rimane solo sulle piante, viene comunque inalato e assorbito dalle persone attraverso la respirazione, attraverso l'alimentazione, e entra nel sangue. Avanti. Avanti ancora. Questo, quando io ho fatto questo viaggio in Brasile, ho partecipato a un seminario internazionale nel quale c'erano tante realtà nel mondo. Io ero l'unica rappresentante europea e italiana. Le altre comunità danneggiate erano Cile, Perù, Mozambico, Argentina, Brasile, dell'Europa c'è solamente Taranto. Quando io ho parlato del caso di Taranto, un ricercatore dell'università alzava la mano e mi dice: signora, io ho ascoltato il suo intervento, ma non posso credere a quello che lei ci sta raccontando, perché un caso del genere, una tale violazione dei diritti umani, è normale che accada qui, che siamo il terzo mondo, ma non è possibile che accada in Italia, che è il primo mondo. Ma il governo italiano non fa niente. E io mi sono vergognata perché non sapevo cosa rispondere, perché in quel momento il governo italiano era quello che
sfornava un decreto salva IVA dopo l'altro e mai un decreto salva bambini, sempre per tenere aperta la fabbrica e mai per tutelare l'infanzia. In Brasile invece hanno avuto una grande vittoria che potrebbe essere l'esempio per tanti altri posti. Queste 1100 persone, queste 300 famiglie di un piccolo quartiere formato da contadini, analfabeti principalmente, hanno fatto ricorso, hanno denunciato le fabbriche e hanno vinto. Per la prima volta un giudice in Brasile ha applicato un principio che in portoghese si chiama polluidor pagador, cioè chi inquina paga, e ha condannato la fabbrica a risarcire gli abitanti per i danni morali e materiali e li ha obbligati a pagare per il reinsediamento di tutta la comunità in un luogo lontano dai fumi tossici. E questo è il posto dove sorgerà il nuovo quartiere. Loro verranno spostati per avere almeno la speranza di una vita migliore. Cosa che da noi ancora è lontana da venire, ancora questo principio non riescono a recepirlo. Avanti, questo è sempre il terreno, avanti ancora. E questo è l'artefice di tutto il seminario internazionale in Brasile, senza di lui non sarebbe nato neanche il mio libro, un missionario comboniano, lombardo, padre Dario Bossi. Io sono andata lì con la mia maglietta, l'ho scritto Taranto Libera in tre lingue per farlo sentire un po' a tutti i rappresentanti delle varie nazioni, per far capire che tra tante comunità, territori devastati c'era anche l'Italia, purtroppo, nel primo mondo. E questo viaggio, come vi dicevo prima, dal Brasile, adesso vi porto in Italia, farvi vedere che qua non è così diversa la situazione, non cambiano tante cose. Possiamo chiudere questa presentazione, Alessia, che c'è un'altra caso di tanto.